iniziamo la puntata con il classico ed originalissimo oroscopo musicale della nostra Silvia Pagni, che oggi Barbara va a presentarci un personaggio che io personalmente adoro. Non voglio dire amo, ma dico adoro. Beh, allora dico subito il nome. Sì. Phil Collins, ragazzi. Insomma, che al pari del sottoscritto la mattina ha poche difficoltà nel pettinarsi, ma artisticamente parlando è di un livello superiore. Batterista dei Genesis, poi ovviamente solista, ha fatto e continuerà secondo me a fare la storia della musica internazionale, e lo andiamo, Barbara, a conoscere meglio grazie ad un'altra artista che arricchisce la nostra rubrica, e cioè Silvia Pagni. Prego, regia. Bentornati cari amici all'oroscopo musicale. Oggi 30 gennaio nasceva un cantante polistrumentista britannico, uno degli elementi del gruppo rock i Genesis. Il 30 gennaio del 1951 nasceva lui, Phil Collins. Nato in un quartiere sud-occidentale di Londra da Philip Austin Collins, agente assicurativo, e June Strange, impiegata in un negozio di giocattoli. Phil Collins ha scoperto la sua vocazione musicale all'età di 5 anni, quando gli zii gli regalarono una batteria a giocattoli in occasione del Natale. Più tardi i genitori gli comprarono batterie vere, sempre più accessoriate. Da bambino, senza conoscere la notazione musicale, aveva sviluppato un metodo per accompagnare ascoltando le melodie della radio o della televisione. A 12 anni ha fondato la sua prima band e così ha iniziato il percorso nel mondo dello spettacolo. A 14 anni entra nella Barbara Speak Stage School, dove inizia la sua carriera come attore e come modello nel film Tutti per uno dei Beatles. Fece anche un provino per il ruolo da protagonista nella trasposizione cinematografica Romeo e Giulietta, diretta da Franco Zeffirelli. Nel 1970 Phil Collins suonò le percussioni nella canzone Art of Dying, contenuta nel triplo LP All Things Must Pass di George Harrison. Nel 70 Collins risponde anche ad un annuncio su Melody Maker e ottenne la possibilità di un'audizione per entrare a far parte dei Genesis. Recatosi in anticipo sul luogo del provino, a casa dei genitori di Peter Gabriel, in attesa del suo turno si immerge nella piscina in giardino, riuscendo ad ascoltare i pezzi da suonare. La sua grande abilità con lo strumento e i suoi trascorsi teatrali fanno di lui il batterista ideale per la band. Nell'agosto del 1975 Peter Gabriel decide di abbandonare il gruppo i Genesis per iniziare un percorso da solista. Con il brano You Can't Hurry Love diventa il primo singolo di Phil Collins, che raggiunge la vetta della classifica nel Regno Unito. Nel gennaio del 1985 esce il suo più grande successo, trascinato dal singolo One More Night, ottenendo il disco di diamante. Nel 1996 Phil Collins annuncia l'abbandono dai Genesis. Phil Collins compone la colonna sonora del film d'animazione Disney Tarzan. Il brano principale della pellicola, You'll Be in My Heart, ottiene un buon successo e viene inciso dall'autore stesso in lingua inglese, italiana, francese, tedesca e spagnola.
Nel 2009 Phil Collins dichiara di non poter più suonare la batteria per la perdita della sensibilità alle mani dopo un'operazione alla vertebra. Nel 2016 pubblica la sua prima autobiografia dal titolo No, non sono ancora morto. Lo stesso Collins annuncia anche il suo ritorno all'attività concertistica per un mini tour europeo che prevede una serie di date alla Royal Albert Hall di Londra. Il 26 marzo del 2022, durante l'ultimo concerto del tour, Collins si presenta sul palco camminando con l'aiuto di un bastone e annuncia il suo ritiro definitivo dalle scene a causa dei problemi alla schiena che non gli consentono più di suonare. Quindi annuncia ufficialmente il suo ritiro dalle scene musicali dovuto proprio alla salute e alla voglia di dedicarsi anche maggiormente alla propria famiglia. Alcune curiosità. Allora, lui ama l'hobby del modellismo ferroviario, condiviso con i colleghi Rod Stewart e Eric Clapton. Pensate, possiede un patrimonio di circa 115 milioni di sterline, facendo di lui uno dei 20 uomini più ricchi nel panorama musicale britannico. Risulta inoltre il secondo batterista più ricco del mondo dietro al grande Ringo Starr. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande, grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!